Ciao a tutti ragazzuoli, come state? Spero tutto bene, un motivo benissimo di fare un vlog. Io sono Max, tenendo i signori che mi sono svegliato, come al solito, tardi, mi ha svegliato mia madre che mi diceva: guarda, fai da mangiare perché io giustamente sto morendo di fame. Quindi siamo qua a cucinare, principalmente per lei, perché io non ho molta fame in realtà adesso, però cosa me lo faccio? E userò questo gran sugo a ragù, già pronte, vaffanculo. Io comunque sto bene, non ho ancora sintomi robe, quindi penso di essermi abbastanza salvato. Non me la voglio tirare, ma penso di sì, almeno per adesso. E niente, oggi sono un po' giù di morale, se devo essere sincero. Però vabbè, non so per quale ragione effettiva, ma ho sognato un botto, ho sognato una roba che dopo vi racconto perché fa abbastanza ridere. Cioè, in realtà ve la racconto adesso, altrimenti non me la dimentico. Ho sognato di dover salire su questo treno, essere arrivato 5 minuti prima dell'orario di partenza. Io chiedo al tipo: dov'è che suono per entrare sul treno? Perché sapete che c'è il pulsante per aprire la porta, no? Mi fa quello. Io neanche il tempo di avvicinarmi a premere il treno va. Cioè, premo, il treno parte invece che premi la portiera, ok? La portiera, beh sì, la porta. Guardo il tipo che lo chiamerò controllore, gli faccio: sì, ma il treno è partito appena ho suonato, cioè, che cazzo? Io arrabbiato nero, incazzato come una iena. Lui mi fa: ma com'è possibile? Com'è possibile? Il treno torna indietro, ok? E quindi riesco a salirci sopra. E quindi ad andare avanti, ok? C'è un problema, lo so perché quando io sono salito ed è salito anche il controllore con me, il treno ha avuto una specie di rinculo e poi siamo tornati indietro, ok? E lui fa: oh no, adesso tutti gli altri vagoni ci verranno addosso, sicuro. E lui fa: tieniti, tieniti. E torniamo all'inizio, non so perché, alla stazione iniziale, dove c'è questo dove risbattiamo contro le sbarre iniziali, non so perché. E poi ad un tratto vedo un vagone comunque come un elastico, no? Che esce dalle rotaie davanti a me in questo modo, fa tipo boom, così. Ed esce dalle rotaie, io tocco gli ganci che sono tipo elastico. Un sogno un po' strano. Non so neanche bene come spiegarlo, quindi va bene così. Yo, what up? Always here cooking my freaking pasta. Always here from the start. Nahoo. To the top, never stop. Ok, basta, ok. Bene, la situazione è questa, io che vado in giro a spruzzare questo spray per disinfettare l'aria, perché mamma è venuta in cucina. Comunque oggi signori mi sa che proviamo a farci un bel tampone. Non so se effettivamente a qualcuno può dar fastidio il fatto di vedere qualcuno che si fa un tampone da solo, quindi lo dico in precedenza, sto per farmi un tampone. Niente, semplicemente questo. Non so perché lo stia registrando, ma capite un attimo. Ok, è arrivato quel momento della giornata di farsi un tampone. Logicamente ho deciso che taglierò la parte dove appunto mi faccio, dove mi ficco la stecca nel naso, perché effettivamente a qualcuno può dare fastidio. Però intanto vediamo tutti insieme se sono positivo o meno, che questa è la parte penso più importante, anche perché è giusto farlo, perché domani ho la lezione di pop e sono passati 2 giorni da quando mia mamma in camera col Covid e almeno so come gestirmi la situazione, ecco. Se vogliamo dire così. Quindi andiamo ad unboxare il tutto. Tanto penso che tutti saprete come funziona un tampone. Non sto qua neanche a dirvelo. Però ecco, oddio, ma che strano questo. Allora, aspetta. Solo che non mi ricordo un procedimento, che sarebbe il liquido dove come cazzo devo metterlo. Quindi tiro fuori la stecca un attimo. La magica steccame che mi ha dato nel nasino, Dio me. Allora, vediamo il tutorial, perché così almeno non capiamo niente. Un librone gigantesco per spiegarmi come funziona il tampone. Ok, ho capito come funziona. E allora, così togliamo il beccuccio, così si apre qua. Molto easy, direi, da fare. Ma ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere, che tanto poi c'è da versare il magico coso qua sopra, quindi vado a tamponarmi, arrivo. Esco di ogni volta 30.000 starnuti. Ok, ci siamo tamponati, direi. Andiamo a girare un 10 volte qua dentro. E adesso, ragazzi, andiamo a versare le goccine sull'apposito coso per vedere se siamo positivi o meno. E adesso, ragazzi, non ci resta che attendere semplicemente. Quindi, ci vediamo tra un 10 minuti più o meno. Ehi, Siri. Ho svelato a fare il tampone. In modo da andare a pigliare un altro, perché sono rincoglionito. Quindi mi tocca uscire di casa per andare a prendere un altro. In più, intanto vado a fare. Ho dimenticato le chiavi dentro. Devo andare anche a fare la spesa in tutto ciò. Quindi,
proprio giornata top, devo dire, no? Che due coglioni, madonna. E qui niente, si è appena un altro magico tampone. Speriamo di farlo giusto stavolta. Signori, ho fatto una corsa gigantesca. Ho fatto il tampone e sono ufficialmente negativo. Non vi ho registrato ancora tutta la menata dei sti cazzo di tamponi, perché veramente tutto così troppo... Madonna mia, che palle, il mio naso sta morendo. E fortunatamente sono negativo, quindi posso stare più tranquillo, ecco, logicamente. E niente, che dire, questo qua mi sembra invece di fare vedere a me che mi facevo il tampone, perché non ho altre idee al tappa la testa in questo momento. Quindi ci vediamo domani con un nuovissimo di fucking vlog. Ci tu like, come iscriviti, noi ci vediamo domani. Mi raccomando, passate una bella giornata, state molto attenti alle influenze varie. Ciao.